È colpa della musica se il mondo andava storto. Siamo all'auditorium dei Meteo Stratos di Radio Popolare con Diego Mancino. Ciao Diego, benvenuto nuovamente. Ciao, ciao. Grazie di essere venuti a questa serata, tra l'altro. Stasera presenterai il tuo nuovo lavoro, è necessario. Sono passati 4 anni, ci hai fatto attendere tantissimo. In questi 4 anni però hai avuto un sacco di collaborazioni, forse è quella la motivazione per sì, cui ci hai messo tanto. Cioè, nella maggior parte degli anni passati ho scritto e comunque prodotto delle canzoni. Nel caso di questo disco poi in realtà la produzione è avvenuta nell'ultimo anno e mezzo più o meno. Però appunto in tutti questi anni ho collaborato scrivendo come autore per Nina Zilli piuttosto che Noemi o Francesco Renga o Daniele Silvestri, per esempio. Devo dire che tutte queste collaborazioni mi hanno ovviamente fatto imparare tantissime cose e in non ultimo lavorare a questo album è necessario. È stato anche un po' come andare a scuola, cioè provarmi in un genere musicale molto diverso dai miei normali, diciamo, i miei più usuali, che sono più legati alla musica canonica, tradizionale italiana. Devo dire che anche in questo caso l'incontro con DJ Mike e Marco Zangirolami mi ha molto aperto la mente rispetto a come scrivere, a come interpretare anche le canzoni, tant'è che si sente una grande differenza di stile proprio. Infatti raccontaci questo cambiamento nato dalle varie collaborazioni, ma raccontaci anche come è nato, come si è sviluppato questo lavoro. Abbiamo passato un mese a casa mia, io e DJ Mike, scrivendo fondamentalmente l'ossatura di tutte le canzoni che compongono l'album. Dopodiché siamo andati nello studio di Marco Zangirolami, in Noise, che è un po' il punto di riferimento di molta scena dell'hip hop, e lì insieme a Marco e Mike abbiamo arrangiato e poi cantato e mixato il disco. Tu hai già fatto un esperimento con l'hip hop, se non ricordo male, con Padre Fibra? Sì, sì, ho fatto idee stupide, ma in quel caso ero più a servizio, nel senso che ero ospite, ho cantato una cosa in un contesto dove, tra l'altro con Marco Zangirolami in produzione. Però forse la prima volta veramente che ho affrontato l'hip hop facendolo in qualche modo è proprio nel mio album precedente, che si chiama L'Evidenza. C'era un brano dal titolo L'amore è freddo. Io e DJ Mike appunto lì abbiamo iniziato un percorso di produzione immaginaria di musica che è continuato poi con Il male è banale nel disco Hocus Pocus di DJ Mike. E infatti, siccome è qua, ve lo introduco. Signori e signori, il gatto randagio peggiore del mondo, DJ Mike. Buonasera. Ciao Mike, raccontaci la tua visione invece di questo album. Abbiamo avuto la sua versione e visione, adesso ci aspettiamo la tua. La mia visione di quest'album è stato più che altro una sfida nel senso di rimettersi in discussione. E vengo da praticamente un mondo abbastanza particolare, che è nel mondo dell'hip hop così. Io faccio il DJ, faccio il turntable per specificare, che è quello lì che rovina i vinili, insomma, che fa avanti e dietro con le mani così. La figura mitica che si vede in tutti i film americani. La figura mitica che tante volte cioè, c'era un film che proprio citava, che diceva cos'è un DJ se non scratcha, no? Esatto, cioè, con l'MP3 infatti. E praticamente la visione di questo disco qua, oltre che è stata ovviamente una scuola, perché lavorare con Diego Mancino è oltre che un onore è anche un piacere. E è stata anche una grossa sfida, perché nel momento che lui mi ha chiamato per affrontare questo percorso, per scrivere questi pezzi, nel senso non ci ho avuto nessun dubbio, perché era è una sorta come un salto nel vuoto, e a me i salti nel vuoto, soprattutto nella creatività, nel pensiero in generale, proprio mi piacciono proprio. Beh, il progetto era meglio, sì, no, il progetto era proprio quello di provare a dare una scrittura di canzone. Non era tanto prendere un DJ e dire fare remixa una canzone. No, no. L'idea era proprio provare una scrittura, partendo dal presupposto che non hai il chitarrista, il pianista, il bassista, il batterista, ma hai un altro strumento a disposizione, che è il turntablism, appunto, che è uno strumento, sì, cioè sì, alla fine è come uno strumento musicale. Ovviamente io, non sapendolo suonare, ho chiamato uno che lo fa. Il mio approccio ovviamente è stato minimale, quindi il pianoforte mi serviva per dare gli appoggi armonici,
poi comunque ulteriormente sviluppati anche quelli. Però sì, la cosa interessante era quella, sì, la scrittura. Secondo ci me siamo chiusi proprio in casa di Diego con l'essenziale, alla fine, esatto. Due teste, il necessario, sì, il necessario. Sì, a vicenda, poi ci sono state discussioni. Sì, beh, come in una band quando sei in una fase creativa, cioè ti appiccichi al muro anche, no? Cioè, non è mica una cosa strana, cioè, chi fa questo lavoro lo sa benissimo. Però ecco, è una cosa figa che posso dire, che ha potuto espandere la creatività ovunque. In fondo non avevamo né io né lui riferimenti plausibili, perché io faccio melodia, non è che posso fare altro, e lui quello fa, lui fa quelle basi, ha quel tipo di visione musicale quasi industriale in certi casi, no? Quindi mettere la morbidezza, il romanticismo in questo, poi l'ha fatto diventare un disco che è un po' spigoloso in quanto parla del mondo, il mondo fuori, non di me particolarmente, anche, cioè magari è parla anche pratico. Di noi, cioè, sì, in effetti sì, quando senti come dei ragazzi, io ogni tanto penseranno anche a noi due, mentre noi lavoriamo, che un po' è anche quello, no? Però in realtà è il mondo esterno, e siccome il mondo esterno è duro, ovviamente il disco non ha un solo mondo. Se si può usare una metafora, abbiamo fatto proprio come due bambini, hai visto quelli che scaricano il secchio con le costruzioni? Esatto, bravo. Cioè, è stato così, cioè nel senso prendi una cosa di qua, una cosa di là. Diciamo che la contaminazione è stata assolutamente prolifica, abbiamo ascoltato l'album ed è bellissimo, abbiamo ascoltato le prove dello spettacolo e ci stanno piacendo tantissimo. Date in promozione in questo momento? Faremo una data al 12 all'Alcatraz di Milano, ospitati dai Marta sui tubi, sono dei fratelli, e poi andiamo a Roma a fare altre cose. Ovviamente andremo a suonare, il disco è necessario, quindi faremo con questa stessa formazione, quindi con DJ Mike e DJ Aladdin, che stasera e anche il 12 sarà con noi. E io al pianoforte, affronteremo questa roba qua, è un po', è veramente, a me ricorda molto quando avevo... Sai come si chiama quella che suonava, hai visto quelli che arrivavano e giravano esatto, la manovella e suonavano tutto? Esatto, è un po' una roba così, sì, esatto. Io grande carino. Sì, esatto, è un po' quella roba grossa lì. Manovella, e parte, è un po' una cosa. Sì, a me ricorda molto l'attitudine del punk di quando avevo 16 anni, che in tre, in realtà... eravamo già tanti, capito? È un fondo per il padre, questo il numero esatto, e un po' questa roba qui in qualche modo mi ricorda, non è quello, ma a me ricorda intimamente quel tipo di intenzione, no? Di mentalità. Sì, un po' sì. Ottimo, noi abbiamo questa domanda di rito o tormentone che dir si voglia. Quindi Diego l'ha assaggiato, ti sei preparato questi? Non mi sono preparato, però adesso ricorro a tutta la mia sicumera e dirò, allora scelgo tre canzoni, una è Bob Dylan, Ballad of the Tin Man, da Hawaii 61, e poi Le Nuvole di Fabrizio De André, direi La Domenica delle Salme come canzone, Le Nuvole l'album, e poi la terza canzone che non può mai mancare nel mio iPod, ma cazzo. Ma e appunto volevo dire quella lì. Quella? Che è? La terza canzone potrebbe essere una mia. A sto giro dico che la terza canzone è Nei Baci No. Perfetto. DJ Mike. Io posso di una che fa parte ovviamente del mio mondo, che è proprio nel senso l'ABC, è riassunto, che è 3MC e 1DJ dei Beastie Boys. Poi c'è un'altra canzone che mi ha fatto entrare proprio nel mondo della produzione e di tutto il resto, che è Smack My Bitch and Play the Prodigy. E poi la terza, proprio lo dice il nome, che ci deve stare nell'iPod, è necessario, Diego Maci. È necessario, assolutamente. Va bene ragazzi, vi ringraziamo moltissimo, non vediamo l'ora di vedere lo spettacolo. Grazie a voi dell'ospitalità, venite spesso, che noi vi teniamo con noi quando volete. Per strada no, in tasca, in tasca no.